Ciao ragazzi, ragazzi, e bentornati in questo nuovo video. Sono sempre vostro amico Nero De Marca e oggi siamo di nuovo su Naruto Shippuden Ultimate Ninja Blazing. Allora ragazzi, scusatemi, ma purtroppo d'inverno buio viene prima, infatti sono le 5 e c'è già buio quasi. E purtroppo, essendo buio, con questa lampada la faccia appunto è mezza illuminata e mezza oscurata. Che bella cosa di merda. È una cosa fastidiosissima, ragazzi. Veramente, veramente fastidiosa. Ma detto ciò, andiamo a scoprire le nuove notizie, le nuove curiosità, le nuove cose simpatiche di questo gioco. È uscita la nuova Impact Revolutionary Scheme o Scam, con protagonista il nostro simpatico Danzo Shimaru, Embodiment of Darkness. Ok, vabbè, le classiche cose. Molto molto, devo dire, simpatico. Forse, non lo so, perché Danzo a me sinceramente non lo voglio fare in un minder. Cioè, quando avrò un team decento da spaccare tutti, lo faccio. Vabbè, godiamoci questa singola del giorno. Vabbè, ma lasciamo stare, già intanto. Comunque ragazzi, penso che sabato non farò un video che uscirà, non so, ma vorrei fare un video di prova. O forse sì, far uscire Yu-Gi-Oh! Sabato posto di venerdì, dove provo a mettere la facecam senza Mobizen per evitare sti disguidi rompiscatolini. No, mi sono dimenticato di fare ieri. Vabbè. Allora ragazzi, praticamente io avevo un ticket della batch garantita dei 5 stelle dell'Ultimate Blazing Bash e mi sono dimenticato di farlo e ho detto, ma ci sarà per forza anche oggi, ci sarà, almeno me lo fa riscattare e poi se ne va. No, niente, ma porco cane. Comunque mi sono spuntati 5-4, quanti cacchio sono di brufoli così a caso. E abbaiate, perché adesso, perché comunque mi sono spuntati 5-6 brufoli e da oggi a scuola, quando sono arrivato a scuola mi sono spuntati 5-6. Infatti c'ho ancora un po' di, tra virgolette, mini lividi, tra virgolette. E vabbè, vediamo cosa ci danno queste 11 simpatici ticket del cavolo. Keep it together Naruto. Secondo me non mi danno niente, però infatti ragazzi, madonna, non sopporto che nelle singole ci siano questi PG inutili. 3 stelle, 4 stelle, non lo sopporto proprio. Comunque, mi sono fatta la barbetta, ragazzi. Per chi mi segue sul mio profilo Instagram, sotto in descrizione, vi ricordo che lì c'è il link. Ho fatto 2 storie dove appunto facevo vedere che appunto la prima era che dovevo farmi la barba e la seconda con la barba fatta. Questo qua è il primo video senza barba, da un bel po'. Dopo un po' che ne facevo con. Questo qua è il mio primo video senza barba. E devo dire che è una sensazione stranissima ritornare a quel liscio. Sono abituato a fare qua col pezzettino che avevo qua, abituato a fare su e giù di peli. Mi divertivo un sacco. Comunque devo dire che quando mi sono fatto la barba era piuttosto orrenda. Super rare. Buono! Finalmente un PG decente. Bello questo Sasuke Uchiha, che posso darlo in ability perché è un buon PG. Buono. Comunque mi stavo facendo la barba e vedo che la metà ha i peli molto brutti. Avevo dei peli della barba molto brutti.
Ma chi cacchio che... Ah, mi stanno chiamando. Io dico no, non posso. No, ancora in silenzioso. Vabbè, grazie mille della foto. Sì, mi hanno mandato una foto e vabbè. Sì, però non mi devi chiamare per dirmi che mi hai dato una foto praticamente. Cioè, veramente una cosa molto fastidiosa. Cioè, ma comunque va bene, va bene. Detto ciò, voglio ascoltare, no? Comunque stavo dicendo, ho dei peli della barba, cioè avevo dei peli della barba orrendi, che li tagliavo sembravano peli del pisolo, cioè del picciù, cioè peli pubici, il pisolo, cioè era una cosa orrenda, cioè orrenda veramente. Ma tralasciando ciò, stavo dicendo, volevo fare un video di prova, che vi ho detto che forse farò gli di Yu-Gi-Oh, che farò uscire sabato, forse di venerdì, per appunto fare la prova della facecam, o domenica, comunque a vedere. La prova della facecam con i miei due telefoni, con quello nuovo registrare appunto la faccia e poterla mettere con shortcut sul computer insieme appunto al file video, cioè il video in questo caso di Naruto, ma quello che farò potrebbe essere Naruto come qualunque altro gioco, Naruto come Dragon Ball, come qualunque altro gioco, o anche Yu-Gi-Oh, meno che possa fare lei, posso fare Yu-Gi-Oh o qualunque altra cosa. Devo vedere. Posso tranquillamente farlo. Ho visto il video, posso farlo. E quindi devo solo appunto giustarmi come farlo. E per il resto, in ogni mio video si può vedere la mia faccina bella, e io col telefono così, senza stare così, ma posso tenerlo, posso giustarlo, posso farvi vedere così, che è molto più figo, preferisco tutto il resto. Comunque, questo qua non voleva essere un video pull, ma voleva essere un semplice video tranquillo. Ultimo ticket in questa batch praticamente di super rare, mi trovo forse due, forse che era uno, forse un una Tenten fake, se non sbaglio, una 5 stelle, 4 stelle. Vabbè, è l'unico PG buono, è quello Sasuke Uchiha e basta. L'unico PG buono di tutta sta batch trovata, con forse 15 ticket, forse 13, non so di preciso quanti. Veramente orrenda. Comunque, ho portato anche qualche PG a tour e ho livellato qualche PG. Infatti, sulla mia Kawakt ho list. Abbiamo dato in abilità Naruto, ho portato Kakashi al max. Ho portato a tour Pain, che devo dargli le abilità, mi sono dimenticato. Ho livellato un po' Jiraiya. Choji e Tsunade, purtroppo, devo ancora portarla a tour. Moda rossa su che in ability, ovvio. Ho portato appunto Pain, come ho detto, e Pain a tour, come ho detto. Poi ho portato anche un altro PG a tour, oltre a Indra, che con questi tre altri Indra posso portare full ability. Ma ho portato a tour, dove mannaggia sei tu, giuro di averlo portato a tour, me lo ricordo, eccolo, Naruto eremita delle sei vie, Naruto Seal of Light, già portato ad ability 2 con le due acquisition stone 6 stelle ovviamente. Questo qua è un Naruto che volevo un sacco, era un Naruto al primo anniversario, infatti meno male che ce l'ho, sono veramente contento. E boh, era l'unico PG portato tour. Poi ho livellato alcuni. Devo controllare se quelli che ho mo degli eventi sono quelli che ci sono nelle emergency mission che ho già fatto. Devo controllare se alcuni sono a tour, ma non ho full ability.
Appunto, tutto ciò. Vabbè, niente di speciale. Questo video molto soft, tranquillo. Tranquillo, molto, molto, molto tranquillo. Detto ciò, ragazzi, appunto, vi dico che per questo video è tutto. Mi raccomando, lasciate un pollice in su. Commentate, condividete, iscrivetevi se non l'avete fatto. Attivate la campanella delle notifiche. Seguitemi sotto nel link in Instagram. Quindi, pica pica a tutti e Rasengan.